E una delle cose più straordinarie a cui abbiamo assistito in queste settimane molto molto difficili è rappresentata dalla scuola a distanza, che per esempio per mio figlio ha funzionato benissimo, ma veramente molto bene. A proposito di scuola, di formazione, di istruzione, adesso chiamiamo Daniele Manni, che è un personaggio straordinario. Vuoi introdurlo tu? Guarda, ti ringrazio. Daniele è un insegnante italiano di Lecce, insegna informatica in un istituto tecnico, lo vedo già in linea, è una persona realmente straordinaria. A me dico sempre, quando sento parlare Daniele, mi fa venire voglia di tornare a scuola, anche alla mia età. È stato finalista per più volte al premio Nobel, non esiste, ma è quello analogo dell'insegnamento al mondo. E io dico, chi lo conosce dice, te credo che è così, perché sta facendo con i ragazzi qualcosa di straordinario. Daniele, raccontaci un pochino qual è il tuo metodo, perché credo che possa essere di ispirazione a tantissimi giovani. Ciao Giancarlo, ciao a tutti quanti. Ancora una volta ti ringrazio per avermi coinvolto in questa bellissima cosa, ne sono onoratissimo, veramente onoratissimo. Come qualcuno saprà, sono Daniele Manni, insegno informatica in alcune ore, in altre ore insegno imprenditorialità ai ragazzi. Li spingo, li stimolo, li sprono a inventarsi una. Ecco, forse è esagerato chiamarla startup, ma rende l'idea. Li spingo a inventarsi un nuovo servizio, un nuovo prodotto dove realmente da mettere sul mercato. Questo modo di operare li stimola molto. Vedo brillare i loro occhi, vedo ragazzi accesi, vedo ragazzi che nei corridoi della scuola, anche nelle ore non loro, mi fermano per chiedermi o per propormi, professore, ho avuto un'idea, mi ascolti perché è un'idea eccezionale. Poi magari è invece una stupidaggine, ma molte volte invece è davvero un'idea importante. E da quel momento in poi quel ragazzo va caricato, trova nei docenti, nella scuola, una sorta di incubatore delle loro idee. Incubatore, si sentono incoraggiati, si sentono sostenuti, se a volte hanno bisogno di mezzi, non di denari. Mezzi, noi diamo tutto il nostro aiuto, cerchiamo di aiutarli in tutto per tutto. Questo modo di fare scuola, questo modo di formare i ragazzi, ci siamo accorti che porta dei benefici veramente straordinari, ed è una continua conferma. Da un lato, i super nerd, i super ragazzi con il fattore S, con il fattore startup, partono con la loro idea e quasi sempre, anche dopo il diploma, continuano e portano avanti in pratica la loro microimpresa. In alcuni casi è diventato anche una macroimpresa. Tutti gli altri che non hanno il fattore S, che non hanno nessuna voglia di diventare imprenditori nel vero senso della parola, traggono lo stesso dei benefici enormi. Automaticamente, senza neanche accorgersene, acquisiscono tutte quelle che oggi chiamiamo le soft skills, tutte queste caratteristiche, tutte queste competenze trasversali che possono essere in pratica la capacità del problem solving, la resilienza, la capacità di adattarsi alle situazioni, la capacità di rialzarsi dopo un fallimento, perché quasi sempre le loro startup falliscono e io ne sono felice, sono fautore dei fallimenti perché è importante fallire a 14, 15, 16 anni e non a 35. E tutte queste caratteristiche sono quelle appunto che ci spronano a continuare in questa direzione. La scuola può essere veramente un luogo completamente nuovo per i ragazzi dove si divertono ad imparare. Questa nostra tecnica non sostituisce le materie, non sostituisce i contenuti importanti della scuola, però diciamo che abbiamo trovato una strada particolare per trasmettere queste importanti pratiche attività. Riusciamo a comunicare con loro, riusciamo a creare un'empatia straordinaria e da quel momento in poi è tutto molto semplice e molto facile. Non aggiungo altro, dico semplicemente, Giancarlo, grazie ancora. E in bocca al lupo per il libro e ovviamente go!
Daniele, quando ti dico che mi fai sempre venire voglia di tornare a scuola, è proprio vero. Io devo dire che tra le tue startup, cioè le startup che hanno lanciato i tuoi ragazzi, in realtà ce ne sono alcune di estremo successo, una ha anche vinto un premio internazionale, ma non ve lo svelo adesso perché lo troverete nel libro. E cosa dire? Dire quello che ci diceva Roberta, pensate, oggi a distanza io posso lavorare, formarmi con una società, con una realtà, con una persona, interagire senza dazi, senza barriere, senza dogane, da qualsiasi parte del mondo rimanendo a casa mia con un semplice collegamento a internet. Ecco, questo è, io lo dicevo da anni, oggi lo vediamo come possibilità concreta ognuno di noi. Ma grazie a insegnanti come Daniele abbiamo sentito che questo metodo di insegnamento non sostituisce quello tradizionale, anzi lo implementa. Tant'è vero che i suoi ragazzi, ecco perché è stato premiato come migliore insegnante, hanno migliorato in tutte le altre materie, perché costruire qualcosa di reale vuol dire sapere l'italiano, vuol dire sapere la storia, vuol dire sapere la matematica, vuol dire sapere l'inglese, e quindi le materie, il lavoro che si fa a scuola non è più solo fine a se stesso, ma se ne vede già una finalità per realizzare un progetto che deve arrivare sul campo. Ecco il suo grande insegnamento.